Gabriele Pastori, che adesso finalmente riesco a presentarvi. Ha conseguito il dottorato di ricerca in scienze chimiche all'Università degli Studi di Perugia. Si occupa di chimica industriale nel reparto ricerca e sviluppo della Prolabin Tepharm. E lui si è sempre interessato alla divulgazione scientifica, infatti ho avuto il piacere di incontrarlo qualche anno fa al laboratorio di scienze sperimentali di Foligno, dove si stava divertendo con la sua tavola periodica in miniatura. E invece quest'anno, grazie alla collaborazione sia del laboratorio che del professor Raimondo Germani, è riuscito a crearne una didattica interattiva di dimensioni invidiabili, con le quali lo vedremo divertirsi per molti anni ancora. Non vi rubo altro tempo e vi lascio agli elementi di Gabriele Pastori. Buonasera a tutti, grazie di essere venuti. Come detto, giustamente io mi diverto con la chimica, questo è stato, mia madre lo può confermare che è qui, quindi la mia carriera universitaria è stata lasciata dal divertimento eccessivo con la chimica. Spero che questo torni utile oggi, che ve la racconto nella maniera più divertente e più coinvolgente possibile. Quando guardiamo un panorama, qualsiasi cosa che ci sta intorno, per esempio una bella alba sul mare, le sensazioni che proviamo possono essere diverse. I pensieri che ci passano per la mente possono essere diversi. Anche gli antichi, chiaramente, quando guardavano uno spettacolo naturale, si facevano domande, si chiedevano come funziona il mondo. E alcuni degli antichi, per esempio nella Grecia, si erano dati un sistema per cercare di dare una norma al mondo, di dare un'organizzazione, di suddividerlo in elementi, cioè in qualcosa che fosse fondamentale, non scomponibile più semplicemente. Uno dei primi sistemi, lo conoscete quasi tutti immagino, è quello di dividere tutto il mondo secondo quattro grandi elementi. Questi sono gli elementi poi aristotelici, ma prima inventati da Empedocle, e sono fuoco, aria, acqua e terra. Chiaramente questa è una visione un po' superata. Per esempio c'erano filosofi che preferivano alcuni di questi elementi e li eleggevano a rappresentanti dell'elemento supremo, diciamo così. Eraclito preferiva il fuoco, chiaramente questa è una visione molto semplicistica e semplificata della filosofia presocratica, Talete l'acqua e Anassimene l'aria. Anassimandro diceva che nessuno di questi era l'elemento fondamentale, ma diceva che ce n'era un altro che si poteva trasformare in tutti questi quattro. Colui che però ha per primo ideato, se volete, la teoria dei quattro elementi è stato proprio Empedocle. Questa teoria poi è stata ripresa da Aristotele. Ma che cosa guarda un chimico moderno, che cosa vede più che altro quando si trova seduto ad osservare un panorama come questo? Anche lui magari vede elementi, solo che questi elementi non sono solo terra, aria, acqua e fuoco. L'acqua sì, la vede anche lui, però sa che l'acqua non è un elemento, ma è costituita da due elementi. Quindi io, se guardo un'alba di questo tipo, oltre a pensare che è bella, semplicemente, so che il mare è costituito per la maggior parte di acqua e so che anche l'aria non è un elemento, ma è una miscela fatta di diversi elementi, in particolare questi qua, li conosciamo un po' tutti, l'ossigeno, l'azoto, l'argon, l'anidride carbonica. L'argon magari è più sfuggevole, però sta di fatto che questo è molto più abbondante di un gas che conosciamo tutti, l'anidride carbonica. Di questo ce n'è quasi l'1%, di anidride carbonica, come vedete, ce n'è solo lo 0,04%. L'anidride carbonica è un composto, come vedete dalla formula, è formata da carbonio e ossigeno. L'azoto e l'ossigeno, viceversa, sono due elementi puri, sebbene siano formati da molecole. Cioè l'azoto è fatto da due atomi di azoto legati insieme e lo stesso vale per l'ossigeno. Per l'acqua, chiaramente, vale la stessa cosa. È un composto formato da idrogeno e ossigeno. Però sappiamo che il mare, ovviamente, non contiene solo acqua. L'acqua del mare sappiamo benissimo che è salata. Questo non ci serve più. Ecco qua. Un'altra formula chimica che molti conoscono insieme a quella dell'acqua, questa è la formula chimica del cloruro di sodio. Significa che questa coppia di ioni che si trova disciolta nell'acqua e che è quella che gli conferisce la maggior parte del suo sapore salato, è costituita dai due elementi sodio e cloro. E noi siamo abituati a parlare di sodio, per esempio, quando ci preoccupiamo della nostra pressione alta. Ma sono convinto che molti di voi non hanno mai visto un campione di sodio elementare, cioè di sodio da solo. Questo barattolino contiene un piccolo pezzo di sodio ed è immerso in un liquido. Questo liquido è un derivato del cerolio e serve sostanzialmente per mantenerlo lontano dal contatto con l'aria, soprattutto con l'umidità dell'aria e con l'ossigeno. Questo perché il sodio, come scopriremo presto nella presentazione successiva,
ha un comportamento del tutto particolare, è sì un metallo, anzi per un chimico è più metallico il sodio di metalli molto meglio conosciuti come il ferro, il rame e l'alluminio, ma dal punto di vista dei metalli di tutti i giorni ha un comportamento completamente bizzarro. Se io prendo un pezzo di sodio e lo butto in acqua, se il pezzo è abbastanza grande, questo sodio esplode con una reazione molto violenta, e lo stesso vale per molti dei suoi cugini della tavola periodica, come vedremo. Quindi questo è il sodio, che dire del cloro? Anche il cloro lo conosciamo, se non altro per nome, nella nostra vita quotidiana, sappiamo che si usa per disinfettare l'acqua che beviamo e l'acqua delle piscine in cui facciamo il pane gessato. Questo è un campione di sodio, non so se riuscite a vederlo con questa luce, ma è un gas colorato in giallo-verde, del resto cloros in greco significa proprio verde, è la stessa radice presente nella parola clorofilla, che deve il suo nome al fatto di essere verde anche lei. Questo è un gas molto particolare, è vero che ci permette di uccidere i batteri e distruggere i virus, però se lo respiriamo è un veleno mortale, tant'è vero che è stato utilizzato come arma chimica durante la prima guerra mondiale e anche successivamente. Posso permettermi di tenere un campione così a cuore leggero? Sì, perché la quantità è molto piccola, anche nel caso di una rottura di questo recipiente dovremmo semplicemente arieggiare un po' l'ambiente, quindi non vi sto mettendo in pericolo di vita. Eccoli qua, sodio e cloro, i due costituenti del cloruro di sodio. Così diversi, un metallo che si trova a contatto con l'acqua, un'arma chimica, eppure quando stanno insieme, legati chimicamente, rappresentano una sostanza che per noi è fondamentale. Noi non potremmo vivere senza un'assunzione quasi quotidiana di cloruro di sodio. Questi non somigliano però al sale da cucina. Come posso ottenerlo? Semplicemente mescolandoli? In questo caso specifico direi quasi di sì, perché se io prendo un pezzettino di sodio e lo butto qua dentro, quello che succede è che il sodio prende fuoco, anche in questo caso, con una bella fiammata gialla, tipica fiammata gialla del sodio, la stessa che vedete quando il cloruro di sodio della pasta per cucinare, scusate, dell'acqua per cucinare la pasta si rovescia sui vostri fornelli, vedete quella fiammata gialla. E dopo questa fiammata noterete che sulle superfici di questo pallone, così si chiama questo recipiente, si forma una specie di solidino bianco. Beh, quel solidino bianco non è nient'altro che il cloruro di sodio. Quindi vedete come da un'arma chimica e da un metallo esplosivo a contatto con l'acqua io ottengo una sostanza perfettamente innocua per noi e anzi vitale. Passiamo alla terra. La sabbia dei nostri mari, per gran parte, salvo rare eccezioni, è costituita da silice, il biossido di silicio. Anche il quarzo ha la stessa composizione chimica. Anche qui ci sono due elementi che formano questo composto, l'ossigeno, lo conosciamo bene, quello che respiriamo, e il silicio. Quindi questo è quello che vede un chimico moderno se guarda un bel tramonto o una bella alba sul mare. Secondo me questa sovrapposizione non sminuisce la bellezza del panorama, come la sovrapposizione di queste caselle con gli elementi non sminuisce la bellezza del panorama che sta dietro, anche concettualmente, secondo me, conoscere approfonditamente il mondo che ci circonda non lo rende per questo meno poetico. Non c'è una separazione così netta fra la scienza e la poesia, se vogliamo. E anche questa, tutto sommato, rappresenta una poesia. La tavola periodica rappresenta un catalogo universale di tutti i tipi di atomi, di tutti gli elementi che esistono nel nostro universo. E sono sempre gli stessi. Per quanto ne sappiamo, nonostante noi ormai abbiamo guardato lontano per miliardi di anni luce, quello che troviamo nel nostro universo sono sempre questi elementi. Quindi sono rappresentati 118, gli ultimi dei quali sono stati scoperti e gli è stato dato un nome solo in tempi recenti. Pensate che gli ultimi nomi sono stati assegnati giusto l'anno scorso. La tavola periodica sarà per sempre così? Ormai è definitiva? No, molto probabilmente scopriremo un altro periodo. Le linee orizzontali si chiamano periodi, le colonne verticali si chiamano gruppi. Per esempio, per quanto riguarda i gruppi, ecco qua il sodio di cui abbiamo parlato prima. Vedete che sta in una colonna, in cui ci sono anche l'idrogeno, ma lasciamolo perdere, ci sono il litio, il sodio, il potassio, il rubidio, il cesio, il francio. Quest'ultimo è fortemente radioattivo. Li rincontreremo nella presentazione che seguirà la mia. E vedrete qual è il loro comportamento. Anche gli altri elementi, come il sodio, quando vedono l'acqua reagiscono in maniera molto molto violenta. Il cloro se ne sta qui, dalla parte opposta della tavola periodica, in un altro gruppo. Quello del sodio viene chiamato gruppo dei metalli alcalini, un termine che deriva dall'arabo e significa ceneri delle piante, alcali, mentre qui ci sono altri elementi che si chiamano alogeni, dal greco che significa generatori di sali. Non a caso il cloruro di sodio è proprio uno dei generatori del sale per eccellenza. C'è anche il fluoro, un elemento ancora più tossico del cloro. C'è il bromo, uno dei pochissimi elementi allo stato liquido, qui ce n'è un piccolo campione, e questo
va maneggiato con cautela ancora maggiore rispetto al cloro. Non so se vi riesco a vedere, c'è un liquido marrone rossastro e il recipiente a sua volta è riempito dei vapori di questa sostanza che evapora molto rapidamente. Questo è un parente del cloro, il cloro è tossico, agisce da disinfettante anche lui, è un tantino meno aggressivo del cloro. Subito sotto, come vedete, c'è lo iodio, che è ancora meno tossico, ancora meno aggressivo. Questo cambiamento progressivo delle proprietà chimiche è una cosa che si incontra proprio nei gruppi, cioè nelle colonne verticali della tavola periodica. Per quello che riguarda i metalli alcalini, come vedremo, vi ripeto, fra poco, il litio è abbastanza reattivo con l'acqua, il sodio, come vi dicevo, se è abbastanza grande, il pezzetto esplode, il potassio esplode sempre, il rubidio esplode con enorme violenza, il cesio spesso non riesce neanche a raggiungere la superficie dell'acqua prima di esplodere, gli basta l'umidità dell'aria. Partiamo però dal primo, l'elemento più semplice, ed è il più semplice sotto molti punti di vista. Qui sono riportati il suo punto di fusione, il suo punto di ebollizione, la data della scoperta e lo scopritore. In una precedente presentazione mi sono proprio focalizzato su chi erano gli scopritori degli elementi e sulle loro vite. Oggi faremo qualche breve incursione anche in questa parte biografica della tavola periodica. Dove si trova l'idrogeno? È l'elemento più abbondante dell'universo e questo non è un caso perché è stato anche il primo ad apparire nel nostro universo. Per quanto ne sappiamo oggi, tutto l'idrogeno che ci circonda, anche quello dell'acqua dei nostri corpi, dell'acqua del mare che abbiamo visto prima, si è formato durante il Big Bang. E questo è arrivato fino a noi, oltre 14 miliardi di anni fa, e ce lo ritroviamo qui esattamente come nel momento in cui si è formato. Possiamo vederlo come una sorta di elemento primordiale, se volete. Questa qua è la nebulosa di Orione, M42, e questa luce rossastra, invisibile a occhio nudo perché il nostro occhio è poco sensibile al rosso in condizioni di scarsa luminosità, ma visibile in una fotografia, è proprio dovuto a dell'idrogeno molecolare H2, due atomi legati insieme, che vengono eccitati dalla radiazione di queste luci che stanno al centro della nebulosa ed emettono a loro volta questa luce rossastra. Sulla Terra invece cosa ce ne facciamo dell'idrogeno? Beh, è stato uno dei primi gas ad essere utilizzati per produrre fiamme estremamente calde. La fiamma ossidrica prende proprio il nome dal fatto che sono ossigeno ed idrogeno i gas che servono per alimentarla. I motori dello Space Shuttle, ormai in pensione, funzionavano proprio a idrogeno e ossigeno liquidi. Questa fiamma poco colorata, che si vede anche nei filmati, è proprio dovuta alla combustione dell'idrogeno. Tende ad avere questa fiamma molto molto poco luminosa. Un altro utilizzo che ci auguriamo di fare presto, e ormai i tempi stanno diventando sempre più maturi, è quello di utilizzare alcuni isotopi dell'idrogeno nella fusione nucleare, una delle fonti più promettenti per quello che riguarda l'energia del domani. Ok, torniamo un attimo indietro. Ci sono due libri che sono stati fondamentali per nell'ispirare, diciamo, la mia passione per la chimica. Non dico la mia carriera perché forse ero già un chimico da quando avevo 5 o 6 anni, però che hanno alimentato la mia passione fino a portarmi a condividerla oggi qui con voi. Ci sono due libri, uno di un italiano, Primo Levi, e un altro di uno scrittore inglese, Oliver Sacks, di cui sentirete parlare anche più tardi. Primo Levi lo conoscete tutti, però probabilmente, verosimilmente, lo conoscete come testimone dei campi di concentramento e di sterminio nazisti. Primo Levi però era un chimico, ne parla anche nel suo resoconto della sua vita di Lager, in Se questo è un uomo, ma ha scritto un bellissimo libro che si chiama Il sistema periodico, in cui lui sceglie 21 elementi della tavola periodica e da ciascuno di questi associa un momento della sua vita. Qui ho riportato solo delle fotografie per incuriosirvi, non ne parleremo approfonditamente, però se avete letto il libro, tra l'altro in sala ci dovrebbe essere il tizio che me l'ha consigliato tanti anni fa, e lo ringrazio, perché è stato uno dei libri più belli che abbia mai letto, continuo a rileggerlo in continuazione. In questo libro Primo Levi lega la sua storia di chimico, ma anche la sua storia umana, ciascun momento della sua vita ad un particolare elemento. Per esempio lo zinco, eccolo qua, ed il ferro al suo periodo universitario, era quando iniziò ad andare in montagna con il suo amico Sandro Del Mastro, l'argon, uno dei gas nobili, lo lega ai suoi parenti, che definisce inerti proprio appunto come i gas nobili, ma non vi voglio
rivelare altro, se siete interessati vi consiglio fortemente questa lettura perché è veramente spettacolare. La Royal Institution di Londra, che è forse uno dei maggiori enti mondiali per quello che riguarda la divulgazione della scienza, l'ha definito come il miglior libro di scienza mai scritto in assoluto. Una definizione abbastanza lusinghiera. Per ogni elemento della tavola periodica posso raccontarvi la sua storia cosmica, come ho fatto per l'idrogeno, oppure la storia della persona che l'ha scoperta, oppure gli innumerevoli utilizzi che ha nella nostra vita quotidiana. L'ossigeno, per esempio, lo respiriamo continuamente, non potremmo vivere senza nuovi organismi aerobici. Qui ci sono i nomi di chi lo ha scoperto. È stato scoperto da due persone quasi contemporaneamente, solo che la scoperta viene spesso attribuita al primo, in quest'ordine, perché è stato il primo a pubblicare, un fenomeno che osserviamo anche oggi nella scienza moderna. Il primo che pubblica è quello a cui viene attribuito il merito di una scoperta. Questo è ossigeno liquido, ha un bellissimo colore azzurro. Nel frattempo colgo l'occasione per invitarvi a visitare la tavola periodica, che si trova a Palazzo Candiotti, per chi non l'avesse ancora fatto. Lì ci sono dei campioni reali della maggior parte degli elementi, quantomeno di tutti quelli che sono potenzialmente collezionabili. Questa tavola, al termine della mostra, sarà spostata al laboratorio di scienze sperimentali e abbiamo in programma di fare... di mini conferenze, di esperimenti collegati a ciascun elemento con calma nel corso degli anni e spero un giorno di potervi invitare a vedere con i vostri occhi un campione di ossigeno liquido, per chi non avesse mai avuto questa occasione. L'ossigeno si usa chiaramente anche negli ospedali, vi può capitare di vedere questi grossi silos, tra virgolette, sono degli enormi termosi in cui è conservato l'ossigeno liquido. Qui c'è un diamante che brucia nell'ossigeno liquido. Il diamante fondamentalmente è solo carbonio e come un pezzo di carbone o un pezzo di legno può bruciare in ossigeno. Questo è uno dei due scopritori, ma possiamo tranquillamente andare avanti. Volevo solo farvi vedere anche i volti di alcuni dei personaggi connessi alle scoperte della tavola periodica. E questo è Lavoisier, da molti è considerato come uno dei padri della chimica. Anche lui si occupò degli studi sull'ossigeno e sull'idrogeno e fu uno dei primi a stabilire con certezza che l'acqua non era un elemento, come credevano i greci, come credeva Empedocle. L'acqua è un composto formato da idrogeno e ossigeno. Lui lo dimostrò con esperimenti molto precisi in cui prendeva l'acqua, la scomponeva in idrogeno e ossigeno, poi prendeva idrogeno e ossigeno, li faceva di nuovo reagire insieme e riformava l'acqua. Questa era una prova definitiva del fatto che l'acqua non era un elemento, perché era possibile scomporla in qualcosa di più semplice. Questa è la moglie di Lavoisier, come ho raccontato nella presentazione sui chimici che hanno scoperto gli elementi, e anche lei era una scienziata, se vogliamo, perché collaborava con il marito ed è lei che ha illustrato il primo testo di chimica ufficiale, il Trattato elementare di chimica di Lavoisier, e ha contribuito anche a fare gli esperimenti a fianco di suo marito. Una cosa interessante che volevo raccontarvi di Lavoisier, che ho già raccontato una piccola conferenza sulla scoperta degli elementi, è che questo scienziato era anche un esattore delle tasse durante la Rivoluzione francese. Potete immaginare che quanto non fosse un ruolo comodo a quel tempo. Difatti Lavoisier, dopo una serie di, se volete, delazioni e di problemi incrociati, è stato catturato, incarcerato e successivamente ghigliottinato. C'è un aneddoto che probabilmente non è sicuramente non è confermato dal punto di vista storico, che al momento della sua esecuzione Lavoisier abbia chiesto a uno dei suoi servitori di controllare per quante volte lui riusciva a battere gli occhi
dopo che la testa era stata tagliata. Per gli storici della scienza che hanno studiato Lavoisier, questo aneddoto, ripeto, non è confermato, ma per chi lo conosceva era una cosa più che plausibile attribuirgli un gesto del genere come ultimo esperimento della sua vita. Dopo l'esecuzione, un matematico molto famoso, Lagrange, che era presente in quel momento, disse: è bastato un solo istante per tagliare quella testa, probabilmente non basterà un secolo per farne una uguale, a significare il grande valore di questo scienziato per la chimica e per la scienza e per l'umanità in generale. Una cosa interessante è che dopo l'esecuzione di Lavoisier, se non sbaglio circa un paio di anni dopo, fu riconosciuto innocente da una delle commissioni che si succedettero a quella che l'aveva condannato, e i suoi averi furono restituiti alla moglie. Vi racconto questa cosa perché oggi gli strumenti scientifici di Lavoisier possono essere visti, sono in un museo che può essere visitato, si trova a Parigi, si chiama il Museo di Arti e Mestieri, e se avete modo di andarci, se siete appassionati di scienza, lì potete trovare le bilance originali con cui Lavoisier ha fondamentalmente dato inizio, se non alla chimica in assoluto, al modo di pensare di un chimico, di pesare tutte le sostanze prima e dopo una reazione. Qui avevo riportato rame e zinco per raccontare di un'altra invenzione. Questa qua, questa la dobbiamo a un italiano, Alessandro Volta. Alessandro Volta fra il 1799 e il 1800 ha inventato questo aggeggetto che vedete qua, molto semplice, una serie di dischi di zinco e rame, oppure di argento e zinco, varie altre combinazioni di metalli, intervallati da dei dischetti di peltro o di cartoncino imbevuti semplicemente di acqua salata o di acido. Che cos'è questa? Per chi la conosce? È una pila, prende il suo nome proprio dal fatto che i dischetti sono impilati l'uno sull'altro. Ora, chiaramente questa è l'antenato di qualsiasi batteria dei nostri smartphone, dei nostri computer, di qualsiasi cosa che ci portiamo dietro che funzioni con una batteria. Ma il motivo per cui l'ho inserita in una discussione sugli elementi è che questo strumento fu poi utilizzato dagli scienziati e dai chimici del tempo per isolare tutta una serie di elementi. Vi ricordate il sodio che vi ho mostrato prima? Secondo voi questo metallo può esistere in natura allo stato libero? Un metallo che esplode a contatto con l'acqua e si ossida a contatto dell'aria in pochi secondi, minuti se volete? Chiaramente non è stabile su un pianeta in cui acqua e aria sono praticamente ovunque, e non esiste in natura, non si ritrova mai libero sotto forma di sodio metallico. Come lo ottengo? Lo ottengo proprio dal composto in cui è legato al suo compagno cloro, cioè dal cloruro di sodio. Il cloruro di sodio sappiamo tutti che si ricava o dal mare o dalle miniere, e quello delle miniere chiaramente è il risultato di mari preistorici che sono evaporati nel tempo. Se io prendo questo cloruro di sodio, lo riscaldo fino a fonderlo e poi ci metto dentro due elettrodi, magari collegati a una pila come quella che avete visto prima, ci faccio passare una corrente elettrica e riesco, grazie a questa energia, a separare, a scomporre chimicamente il sale, a separarlo in cloro gassoso, quello che vedete nel pallone, e sodio metallico. Questo esperimento fu compiuto da un chimico inglese di nome Humphry Davy nel 1807, che grazie a delle pile costruite appositamente e basate proprio su pile che Alessandro Volta aveva regalato all'istituzione in cui lavorava, ad isolare il sodio, il potassio e diversi altri elementi. Ecco qua, il sodio è facile tagliarlo, reagisce violentemente con l'acqua, ma questo lo lascio allo speaker successivo perché è molto più esperto di me in questo campo. May I use it? È la prima volta che devo chiedere direttamente al proprietario dei filmati di poterli usare in una presentazione. Questi sono due esplosioni di un piccolo pezzetto di sodio. Thank you for the copyright. Quando viene gettato in acqua. Questo invece è un filmato del dopoguerra, in cui dei residui industriali di sodio, che non servivano più per lo sforzo bellico, dovevano essere smaltiti, e l'esercito americano ha pensato bene che il miglior modo di smaltirli fosse quello di gettarli in un lago. Era un lago salato, un lago alcalino in realtà, quindi privo di vita, almeno, però chiaramente un metodo di smaltimento come questo oggi non sarebbe più accettabile, ma forse oggi lo ridiventerà negli Stati Uniti, chi lo sa, non mi stupirei, no? Maybe this is going to happen again with the new administration.
Come vedete, anche qui appena il sodio entra in contatto con l'acqua c'è una reazione violentissima. Queste nubi che vedete sono fatte da idrossido di sodio, la soda caustica, quindi capite perché non era proprio poi così bene fare un'operazione del genere. E queste grosse fiammate che vedete è proprio la reazione violentissima del sodio a contatto con l'acqua. E questo è Humphry Davy. Mi piace ricordarlo anche in questa occasione perché lui era al tempo, nel 1800, quello che era un po' un anello di congiunzione fra il mondo della cultura scientifica e della ricerca e quello della cultura umanistica. Humphry Davy, come lo definisce Oliver Sacks nel suo Zio Tungsteno, era un chimico poeta, scriveva anche poesie ed era un eccellente oratore, a quanto ci riportano le fonti del tempo. Prendete conto che lui faceva delle conferenze, nello stesso spirito della festa di scienza e filosofia, e quando teneva le sue conferenze Londra veniva bloccata da enormi ingorghi di carrozze, in quel caso, che la rendevano impraticabile per diverse ore. Il cloro, anche questo mi premeva di illustrarvelo. Qui c'è un piccolo campione di cloro liquido sotto alta pressione sigillato, e questo è cloro gassoso esattamente come il campione che vi ho mostrato prima. Questa è l'applicazione più comune del cloro, perlomeno quella che si conosce nella vita quotidiana, la disinfezione delle acque, sia quelle potabili che quelle da balneazione. Questo invece è un utilizzo un po' più oscuro, ve l'ho descritto prima, ed è il cloro utilizzato come arma chimica sui campi della Prima Guerra Mondiale. Ho portato questo esempio perché mi sembrava più che calzante per far capire che la chimica, come la scienza, come la tecnologia in generale, sono solo uno strumento nelle nostre mani, e l'uso che ne facciamo dipende solo dalla nostra volontà. Il cloro può salvare milioni di vite, lo fa tuttora, disinfettando l'acqua che beviamo, oppure può distruggere migliaia in un solo giorno se utilizzato su un campo di battaglia. È fondamentale per un sacco di applicazioni industriali, come molti altri elementi. Questo è quello che vi raccontavo prima. E questo è quello che succede, visto che non possiamo far qui l'esperimento in diretta. Nelle prossime conferenze che terremo al laboratorio di scienze, visto che lì siamo attrezzati anche per gestire questo tipo di problemi, potete vedere anche questo con i vostri occhi. Vedete che viene posto un piccolo pezzettino di sodio, all'inizio non succede niente, a volte per innescare una reazione chimica serve fornire quella che un chimico chiama energia di attivazione. In questo caso lo si fa aggiungendo una piccola gocciolina d'acqua, quindi inneschiamo una reazione con un'altra reazione. Guardate che succede. Appena l'acqua tocca il sodio si sviluppa una grande quantità di calore, il sodio si incendia a contatto con il cloro, questo gas giallo-verde, e vedete che alla fine si forma questa nebbiolina bianca e il deposito sulle pareti del pallone. Questo qui è cloruro di sodio, normalissimo, il componente principale del sale da cucina. Ok, ma torniamo alla nostra tavola periodica, perché volevo raccontarvi un pochino che cosa fa un chimico, io per me, nel tempo libero. La tavola periodica, chiaramente, come diceva Primo Levi, chiunque si occupa di chimica, un ragazzo che inizia il primo anno di chimica, deve sapere che guardando quel quadretto appeso al muro, in qualcuna di quelle caselle, o in diverse di quelle caselle, sta scritto il proprio avvenire. Lui diceva, guardatela con attenzione perché voi un giorno magari farete un lavoro che comporterà lo studio di un singolo elemento, che ne so, l'oro, il platino, il mercurio, il gallio, il germanio, l'arsenico. Questo è quello che succede alla vita di un chimico. Del resto un chimico anziano invece, guardando la tavola periodica, è come se guardasse la foto dei compagni di classe, ci rivede la sua vita professionale e non, perché a ciascun elemento associa un momento della propria vita, lo studio di un esame universitario, una reazione chimica andata male, un incidente sul lavoro oppure un successo, la scoperta di una nuova molecola. Questo dovrebbe rappresentare la tavola periodica per un chimico giovane o non più giovane. Per me la tavola periodica è sempre stata una passione, da quando ho scoperto la chimica, non solo come lavoro, e quindi mi sono dedicato a un lavoro abbastanza certosino di raccolta degli elementi chimici e di realizzazione di questa piccola tavola periodica reale. Se voi prendete la maggior parte di queste fialette, all'interno c'è l'elemento a cui l'etichetta è riferita. Qui c'è una piccola fialetta piena di idrogeno e ogni volta che mostro i gas tutti mi dicono ma sicuramente questi sono finti, perché che ci vuole a sigillare una fialetta piena d'aria? Ovviamente la mia risposta è che non l'avrei mai fatto, visto che questo lavoro l'ho fatto esclusivamente per il mio piacere, sarebbe stato veramente sciocco truffare me stesso. C'è un piccolo campioncino di sodio anche qua, sigillato sotto argon, il gas nobile, quindi qui se volete fare i pignoli potete dirmi che ci sono due elementi
dentro lo stesso recipiente, c'è un piccolo campioncino di litio, un elemento fondamentale per esempio per le moderne batterie, e come molti di questi elementi una risorsa limitata. I giacimenti di minerali, del rame, del litio, del sodio è molto difficile perché ce ne abbiamo veramente quantità enormi nel mare, un giorno potrebbero esaurirsi, quindi dobbiamo già da adesso programmare come utilizzare queste risorse che sono limitate. Per esempio, quando vi ho mostrato l'immagine iniziale, quella del mare all'alba, vi ricordate che uno dei protagonisti di quell'immagine era il Sole, il nostro Sole, la nostra stella. All'interno del Sole succede una cosa che gli alchimisti volevano disperatamente fare, ma che non sono mai riusciti a fare, oggi noi sappiamo che è impossibile con i mezzi che volevano utilizzare loro, cioè trasformare un elemento in un altro. Volevano trasformare, per esempio, il piombo o il ferro in oro. I motivi sono più che ovvi e non li stiamo qui a indagare ulteriormente. Oggi noi sappiamo che questa operazione è impossibile. Un chimico può prendere gli elementi dalla tavola periodica, come un pittore farebbe con i colori da una tavolozza, farli reagire insieme e produrre nuove sostanze. Noi oggi conosciamo decine di milioni di composti chimici, cioè di molecole in cui gli elementi sono legati l'uno all'altro a formare strutture anche molto complicate. Sono i nostri farmaci, sono le nostre vernici, sono i polimeri con cui tessiamo i nostri indumenti, sono tutto quello che vi circonda. Vi sfido a trovare un singolo oggetto nella vita quotidiana o anche meno quotidiana che non sia passato sotto la lente di ingrandimento di un chimico che ne ha studiato uno o più aspetti. E come vi dicevo, il nostro Sole invece ci riesce a trasformare gli elementi, trasforma l'idrogeno sostanzialmente in elio, il numero 2 della tavola periodica, il più semplice dopo l'idrogeno. Come fa? Non lo fa attraverso delle reazioni chimiche. Non so se ricordate da nozioni scolastiche vicine o lontane la struttura dell'atomo come ci viene insegnata quando ci si insegna il modello atomico, quello la versione semplice. Un nucleo, cui sono i protoni, i neutroni e elettroni che vi girano intorno. Beh, una reazione chimica coinvolge solo questi elettroni, anzi, dei vari atomi coinvolge quelli più esterni. Se io invece voglio modificare la natura profonda di un elemento, cioè trasformare un elemento in un altro, devo andare ad agire nel nucleo. Devo modificare sostanzialmente il numero di protoni. Questa una reazione chimica non lo può fare, una reazione nucleare sì. All'interno del nucleo del nostro Sole, dove si raggiungono i 15 milioni di gradi, l'idrogeno si trasforma tutti i giorni, in qualsiasi ora, in qualsiasi secondo del giorno anche adesso, milioni, miliardi di tonnellate di idrogeno si trasformano in elio. E questo è quello che ci fornisce l'energia che manda avanti il nostro pianeta. Se voi vi fermate a riflettere, praticamente tutta l'energia che sfruttiamo sul nostro pianeta deriva dal Sole, con una singola eccezione che vi spiegherò più avanti. Vi suona strana questa affermazione? Noi utilizziamo solo energia solare, tra virgolette? Rifletteteci bene, noi possiamo utilizzare direttamente l'energia solare, per esempio con un pannello fotovoltaico, oppure possiamo sfruttare l'energia idroelettrica. L'energia idroelettrica funziona perché c'è dell'acqua in un lago che sta in alto che viene mandata attraverso una condotta fino alla centrale che sta in basso. Ma quell'acqua là sopra chi ce la porta? Ce la porta il ciclo dell'acqua, cioè l'evaporazione dell'acqua dei mari, dei fiumi e dei laghi, chiaramente causata dal riscaldamento del sole, e le piogge successive che poi riempiono il lago. Ma chiaramente noi usiamo come fonti principali di energia i combustibili fossili, il carbone e il petrolio. E quelli che diavolo c'entrano col Sole? Basta che pensiate alla loro origine. Il carbone, per esempio, che cos'era una volta? Il carbone era costituito da piante. Quelle piante, con il tempo, hanno subito delle trasformazioni chimiche, che sono durate milioni di anni, e adesso noi ci ritroviamo con questi giacimenti di carbone. Non solo piante, in realtà, ho un po' ipersemplificato. E il petrolio? Il petrolio una volta erano animali, soprattutto animali marini, che col tempo sono morti, si sono decomposti, e questa decomposizione, piano piano, ha generato questi enormi accumuli di materiale organico, che noi chiamiamo petrolio, e che utilizziamo per i nostri benefici. Però quegli animali mangiavano altri animali, che mangiavano a loro volta altri animali. A un certo punto c'era un animale che mangiava qualche vegetale, per esempio alghe. E quelle alghe come facevano a crescere? Da dove traevano il loro nutrimento e l'energia per crescere? Proprio dal sole. Quindi se ci fate caso, qualsiasi animale a un certo punto della catena alimentare si è nutrito direttamente o indirettamente di un erbivoro, quell'erbivoro di piante che sono cresciute grazie all'energia solare. Quindi ragionando in questo modo capite che quasi tutta l'energia che sfruttiamo deriva dall'energia fornita dal nostro Sole attraverso quella reazione che trasforma l'idrogeno in elio.
Qual è l'unica eccezione che vi dicevo? Qualcuno vuole sparare un'ipotesi? Nucleare. Nucleare. Perché l'energia nucleare sfrutta un altro tipo di elementi. Sostanzialmente per adesso l'uranio e il plutonio, che produciamo noi a sua volta dall'uranio, forse utilizzeremo il torio fra qualche tempo, e questi elementi cosa hanno a che spartire col Sole? Proprio col nostro Sole niente, però anche loro hanno una storia cosmica. Come l'idrogeno si è formato nel Big Bang, gli altri elementi si sono formati o nel cuore delle stelle, tutti quelli fino al ferro quantomeno, gli altri si sono formati comunque in occasione di processi come la morte di alcuni tipi di stelle e quella che viene definita esplosione di una supernova, oppure nello scontro fra due stelle di neutroni. Ultimamente questo processo è salito agli onori della cronaca per lo studio delle onde gravitazionali. Oltre a produrre onde gravitazionali, quei fenomeni producono un sacco di elementi pesanti che poi vengono sparati nello spazio e restano lì finché non si riaccumulano a formare una nuova stella, magari con dei nuovi pianeti, magari uno di questi pianeti è la Terra. Il nostro sistema solare, la nostra Terra, sono figli di stelle che sono esistite prima del Sole. L'uranio che noi estraiamo e utilizziamo come combustibile nucleare, o più infaustamente per delle armi atomiche, e il plutonio che chiaramente abbiamo prodotto poi, derivano a loro volta da processi stellari che sono avvenuti miliardi di anni fa. Quindi sostanzialmente un po' tutta l'energia che sfruttiamo è bene o male connessa con la vita o con la morte delle stelle. E questo vale per tutto quello che vedete là. Chiaramente i processi possono essere diversi da un elemento all'altro e, come vi dicevo, è una storia cosmica che può essere interessante raccontare, ma sulla quale non ci possiamo soffermare più di tanto. Questo l'abbiamo già visto. Ok. Questa è una storia che vi voglio raccontare. Alcuni di questi elementi sono radioattivi ed alcuni di questi elementi radioattivi hanno una vita brevissima, cioè durano per pochi istanti e poi si trasformano in altri elementi, secondo un processo che viene definito decadimento radioattivo. Quindi alcuni di questi, per quanto ne sappiamo, non esistono o esistono solo in tracce microscopiche in natura, magari non sulla Terra, ma per qualche frazione di secondo esistono proprio in questi fenomeni estremamente energetici come le esplosioni di supernova o lo scontro fra stelle di neutroni. Ho evidenziato questi 10 elementi, qui ce n'è uno da solo che si chiama siborgio, ed è uno di quegli elementi che non prendono il nome dal loro colore, dal colore dei loro composti, dal fatto che sono puzzolenti, oppure dal fatto che sono velenosi o benigni, ma prende il nome da una persona. Questa persona è Glenn Seaborg. Glenn Seaborg era un fisico nucleare, si occupava anche di chimica ovviamente, ed è stato coinvolto nella scoperta, direttamente o indirettamente, di tutti quei 10 elementi che avete visto prima. Alcuni direttamente dal suo gruppo di ricerca, altri grazie a delle collaborazioni. Però è forse lo scopritore di elementi più proficuo dell'intera tavola periodica, sicuramente del periodo moderno. Questo è uno schema molto carino che vi fa vedere come è stato coinvolto, direttamente nel caso degli elementi più scuri, indirettamente nel caso di quelli più chiari, alla scoperta di tutti questi elementi. E come vedete qui in fondo, tra gli anni 70 e 80, c'è proprio il siborgio, quello intitolato a suo nome. Ora, ce ne sono tanti di elementi intitolati a uno scienziato o alla memoria di un personaggio importante, come per esempio Copernico. L'elemento 112 è stato chiamato Copernicio in onore di Niccolò Copernico. Però Glenn Seaborg ha avuto un altro onore, oltre a quello di avere un elemento nominato col suo stesso nome. È una delle poche persone, anzi è una delle sole due persone, ad essere stata ancora in vita quando il nome è stato assegnato. Qui vedete un orgoglioso Glenn Seaborg, credo quasi novantenne, che indica il suo elemento sulla tavola periodica. L'altro ad ottenere questo onore è stato Yuri Organessian, che è ancora vivo, e che a cui è stato intitolato l'elemento 118, il più pesante che conosciamo. Ok, facciamo un po' di tempo per le domande? Ok, mi fanno presente che il mio tempo sta quasi per scadere, devo lasciare un po' di tempo per le domande. Vi volevo salutare con un elemento, con due in realtà. Uno è il fosforo, perché questo elemento ha una storia che si situa non lontano dal confine tra l'alchimia e la chimica. È stato scoperto in un periodo tutto sommato ancora nettamente alchimistico. Chi l'ha scoperto era un alchimista, Henning Brand, nel 1669, quindi vedete molto addietro nel tempo, ed è stato un elemento
molto strano da un punto di vista che non tarderò a spiegarvi, è stato una delle prime sostanze che erano in grado di emettere luce spontaneamente. E questo quadro vi fa subito vedere perché. Questo rappresenta il momento della scoperta del fosforo. È un quadro che si trova in Inghilterra, se vi capita andatelo a vedere, è uno dei quadri a tema scientifico più famosi e più riproposti, soprattutto in ambito chimico. Rappresenta proprio Henning Brand nel momento della scoperta del fosforo e vi racconto come questa scoperta è avvenuta. Lui era un alchimista, quindi cercava un modo di produrre oro. Il ragionamento semplicissimo che faceva era: voglio produrre oro, mi stirerò le sostanze che hanno un colore dorato. Chiedetevi qual è la sostanza, in questo caso liquida, che ha ispirato il nostro Henning Brand. Si è rivolto verso l'urina. Lui ha preso diverse tonnellate, se non sbaglio, di urina, le ha concentrate, le ha fatte evaporare l'acqua per giorni e giorni, vi lascio immaginare in mezzo a quali effluvi lavorava, e alla fine da questa operazione ha ottenuto una sostanza che improvvisamente cominciava ad emettere luce, bruciava con una fiamma bianca molto intensa ed emetteva luce spontaneamente. Ok, questo quadro non si intitola proprio L'alchimista scopre il fosforo, io mi sono permesso di abbreviare il titolo perché il titolo vero è questo qua: L'alchimista alla ricerca della pietra filosofale scopre il fosforo e prega per la buona conclusione della sua operazione, come era usanza degli antichi astrologi alchemici. Questo è il titolo completo e reale dell'opera. Di solito utilizzo questo aggancio perché, come usanza alla fine della presentazione, io vi ringrazio per la vostra cortese attenzione. E prima di mandarvi via, volevo mostrarvi un ultimo elemento che mi è stato prestato gentilmente dalla persona con cui condivido la mia vita, e voi probabilmente non condividete con me questa fortuna, nel senso che quando uscite di casa non siete in grado di chiedere alla vostra dolce metà: mi presti il tuo cristallo di bismuto per farlo vedere la mia posizione? Io invece ho questa fortuna e mi è stato prestato questo meraviglioso cristallo, che è costituito dall'elemento più pesante non radioattivo, e mi aggancio a questo per raccontarvi un'altra storia molto interessante. Questi cristalli intanto nascono spontaneamente, basta che io fondo del bismuto, lo lascio raffreddare e piano piano si formano cristalli di questo tipo. Questa è chiaramente una semplificazione, ci vuole un pizzico di esperienza chimica per farne uno veramente così bello. Tant'è che io sono circa 2 anni credo che ho portato un chilogrammo di bismuto sui piedi, si può fare anche questo oggi, non è tossico, quindi non ci sono particolari problemi ad ottenerlo. E il programma di tappi di cristalli l'ho lasciato nel mio garage fino a questo momento, quindi mi auguro che per l'anno prossimo si farà un'altra conferenza di questo tenore dove si parlano dei miei cristalli. Come vi dicevo, la formazione di questi cristalli è spontanea. L'ordine con cui che possa ammirare questo meraviglioso oggetto che sembra quasi un atomo di metallo si forma perché gli atomi di bismuto si dispongono naturalmente secondo una struttura regolare e non ci serve una struttura che sta via. Quando noi parliamo di un cristallo intendiamo per questo un corpo solido all'interno del quale gli atomi, le molecole, gli ioni si dispongono in una struttura estremamente regolare, e questa regolarità poi si riflette anche nella forma macroscopica, posso vedere gli occhi, del cristallo finale. Se voi prendete del sale da cucina e lo prendete con un microscopio, forse avete la fortuna, se ne fate uno che non si è scheggiato in maniera strana, di osservare un cubetto perfetto, con tutte le facce perfettamente buone, perché lo tutto è stabilito proprio in questa forma. Questa è solo una delle meraviglie che chi si interessa al collezionismo di elementi può incontrare, sono centinaia, migliaia di altre, ed è con grande piacere che concludo la mia presentazione, anche perché devo lasciare tutto lo spazio che merita al nostro ospite successivo, Piero Drey, che ho avuto la fortuna di invitare a questo festival e che sarà con noi. Io spero di fare una traduzione recente di quello che vi racconterà, e con questo veramente concluso lasciamo spazio a qualche domanda se siete interessati, e vi ringrazio tantissimo di nuovo per l'attenzione. Se ci sono delle domande, Gabriele sarà ben contento di rispondere. Domande. Hai messo in crisi tutti con questi elementi? Non abbiate paura.
non è un'interrogazione di chimica. La chimica è una delle materie più odiate, a torto, di tutto il panorama scolastico nazionale e internazionale. Niente, allora ringraziamo. Non costringetemi a interrogare i chimici in sala che ho già osservato presenti. Prego. Ecco. La scatolina è un po' riduttivo, se permetti, la mia tavola periodica. La bellissima scatola. Ok, così già va meglio. Hai modo di fartela finanziare, darla in giro per qualche scuola? Per adesso la finanziata esclusivamente la Fondazione Gabriele Pastori per lo sviluppo della scienza. E per il piacere della scienza. Beh, comunque ci sta. Per adesso ho avuto una grandissima fortuna, che è quella che il progetto del laboratorio di scienza è stato finanziato, e quindi se poi terminate le conferenze volete spostarvi a Palazzo Candiotti, dove è situata la mostra sulla tavola periodica, vedrete che cosa ho avuto la fortuna non di farmi finanziare direttamente, ma il progetto a cui ho avuto l'onore e la fortuna di partecipare, la realizzazione di una tavola ben più grande di questa.